Ciao Mario. Ciao Giampi. Ciao cari amici. Oggi il Signore parla così a ciascuno di noi. Io sono la vita. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dio non si accontenta di averci plasmato, di averci donato la libertà, l'intelligenza, l'amore, di averci posto come signori del creato, ma mette in noi la sua stessa vita, alita dentro di noi il suo spirito e ci nutre con il corpo e con il sangue di Gesù. Ricevere questa vita nuova è come immergersi in un fiume impetuoso di grazia che dove bagna, rinnova e feconda. Ma come entriamo noi realmente in questo fiume? Ricevendo il battesimo nello Spirito, ovvero la preghiera di effusioni, che rimette in moto lo Spirito Santo, che è già in noi, perché dono ricevuto fin dal battesimo, ma che per rinnovarci ha bisogno del nostro pieno consenso. Comprendete bene che questa vita nuova noi non possiamo fabbricarcela con le nostre mani o con i nostri sforzi, perché è un dono che viene dall'alto. Pertanto non la possiamo neppure inscatolare e gestire, come leggiamo nella scrittura. Vi ricordo l'episodio. Il popolo è nel deserto, ha fame, si lamenta con Mosè per la mancanza di cibo. Dio ascolta le mormorazioni e dona la manna dal cielo e raccomanda a Mosè di raccogliere ogni giorno quella quantità di manna necessaria per quel giorno, senza conservarla per il giorno dopo. Ma il popolo cosa ha fatto? La stessa cosa che avremmo fatto noi. È gratis? Non si paga? E allora vai, tutti a riempire i cestini. E poi, il giorno dopo, quando hanno aperto il contenitore, cosa è successo? Sorpresa! Non hanno trovato niente di commestibile. Era tutta ammuffita o giù di lì. A conferma di questo, vi ricordo quanto insegnato da Gesù nella preghiera del Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non per una settimana, o per un mese, o per sempre. A Dio non si chiede di riempire la dispensa, ma solo il necessario per ogni giorno. E questo è valido sia sul piano materiale che spirituale. Motivo per cui il Signore non risponderà mai ad una preghiera del tipo «Fammi vincere al Superenalotto» o alla lotteria. Questa preghiera è fuori dalla logica di Dio, poiché non ci consente di rimanere nella condizione di umiltà di figli, ma ci farebbe sentire dei supereroi, sicuri di noi. E se mai ottenessimo la vincita, ci sentiremmo onnipotenti e superiori ai nostri fratelli, riponendo la nostra sicurezza nelle nostre ricchezze e non in Dio. È la condizione di necessità quotidiana che ci fa percepire quello che siamo veramente, uomini limitati e bisognosi di tutto, e non arroganti ed autosufficienti. La preghiera di effusione, quindi, ci darà un impulso nuovo per vivere tutta la nostra vita nello Spirito, non per un giorno, non per un'esperienza circoscritta, ma per tutta la vita.
Perché se questa vita nuova che riceviamo smettesse di rinnovarsi in noi ogni giorno, diventerebbe un'altra volta una vita vecchia. Quindi, attenzione, attenzione. Ricordiamoci di chiedere la vita nuova quotidianamente al Signore. Non come l'antico popolo che pensava di fare le scorte. Vi lascio con il desiderio di essere rinnovati dallo Spirito del Signore. Pace e gioia a tutti, e arrivederci alla prossima puntata.